incontro. Molto bene, abbiamo iniziato a trattare un po' di temi in particolare legato alla città metropolitana, direi che è andato nel senso di riservarci di approfondire ulteriormente nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, ma direi molto positivo. Presidente, casa, trasporti, infrastrutture? Oggi abbiamo trattato il tema del lavoro, abbiamo trattato il tema dell'ASAM e del trasporto disabili, ecco, che sono i tre temi delicati per la città metropolitana. Premetto che settimana prossima ci vediamo anche come io ritorno qua per il cappello di sindaco, perché su alcuni temi, in particolare sul trasporto, è chiaro che il Comune di Milano, il dialogo è molto anche comune in Milano e Regione. C'è complementarietà? C'è volontà assoluta di collaborare, di dove è possibile risolvere i problemi. Abbiamo già esaminato delle possibilità, bisognerà approfondirle, ma li abbiamo già. Sul lavoro in che direzione state andando? No, sul lavoro ci sono due possibilità. Due ipotesi. Perché il tema è che appunto il Presidente Fontana è ovvio. Diciamo, dal punto di vista della città metropolitana, premetto che noi non abbiamo né remore al fatto che la formazione del lavoro venga gestita dalla Regione, ma se così non fosse e se continuassimo a gestirla noi con AFOL dovremmo avere le risorse adeguate, però tu hai il tema capire cosa vogliono fare le altre province. Soprattutto il concetto è che vogliamo parlarne anche con le province in modo che sia una decisione assolutamente condivisa, per evitare che sembri un'imposizione, ecco, nonostante esista una legge che fa un certo tipo di affermazione. Sulle funzioni, in base non so, anche alla legge del Rio, avete parlato di qualche modifica? Abbiamo parlato anche di quello, sarà uno dei temi che vorremmo affrontare, perché anche sulla ridefinizione delle competenze penso che dovrà essere la Lombardia a farsi promotrice di iniziative, visto che per ora da Roma tutto tace. Sui fondi di bilancio che erano un po' carenti negli anni scorsi. Diciamo, la città metropolitana ha un problema strutturale di debito e ovviamente di partite correnti. E tecnicamente abbiamo rappresentato al Presidente l'attuale situazione. Noi fino al 2020 possiamo utilizzare i proventi dalle alienazioni immobili per le partite correnti. Io ritengo che sia giusto che noi vendiamo immobili, non sia chiaro, ma per il 2021 già non potremo più farlo. Allora, abbiamo chiesto un aiuto alla Regione per portare avanti la richiesta di poter proseguire su questa via, che riteniamo essere una via virtuosa, ma anche di esaminare con noi, magari anche attraverso Finlombarda, la possibilità di aiutarci a ristrutturare il debito e di metterci in sicurezza. Crediamo che nell'interesse di tutti, della Regione, della città metropolitana, che la città metropolitana funzioni e svolga le sue funzioni, gioco di parole, è assolutamente importante. L'orizzonte della mobilità, anche se non avrete dettagli per approfondire, quale può essere? Mobilità, si è parlato di fusioni, si è parlato di collaborazione? No, per ora su questi argomenti non siamo ancora. Anche perché arriveremo più con la settimana prossima sull'altro tavolo in Milano, via chiaro. Ecco, ma per esempio mi sembra che il sindaco abbia rilanciato anche recentemente il tema del biglietto unico integrato. Si riuscirà ad arrivare fino a... perché da anni che se ne parla. Ah, questo secondo me è un discorso successivo. Prima a monte bisogna cercare di affrontare altri problemi legati alla mobilità, legati a... Poi quello sicuramente è un auspicio che il sindaco giustamente propone e che credo sia un auspicio per tutti poter realizzare. Ecco, sui disabili qui ce ne parlava proprio qua il sindaco. Un attimo, appunto la sua domanda. È chiaro che tanto noi siamo, come ben sapete, stiamo riflettendo su come modificare l'attuale tariffazione. Io ribadisco la mia indicazione di andare a lavorare su cerchi concentrici, che mi pare il modello tipo di Monaco e Baviera di Londra, che è quello che dal punto di vista dell'equità sociale è più corretto e quindi che alla fine permette attraverso questa formula di far pagare in funzione dell'uso, proteggendo delle fasce particolari, anziani, bambini. Ora, questa riflessione ci porterà necessariamente a riflettere anche cosa fare e allargarci al tema della tariffa unica integrata. Quello che ho chiesto al Presidente Fontana è di avere ancora qualche settimana, perché noi dobbiamo mettere a punto
questo nuovo sistema che ipotizziamo, che ha degli impatti anche dal punto di vista poi del sistema informatici non semplici, però quella secondo me è la via. Avete parlato anche di immigrazione? No, non abbiamo parlato assolutamente. Non è un tema sul sistema metropolitano, è più di Milano. La distribuzione degli immigrati. Sì, però è un tema che normalmente viene gestito attraverso, come sapete, il tavolo della prefettura, in cui certamente ci sono le province, ma è molto un tema di regione, Milano come principale. C'è la possibilità che le quote di Milano Serravalle detenute dal comune siano in qualche modo prese dalla regione? Vediamo settimana prossima. No, non abbiamo parlato di niente che riguarda il comune, ovviamente. Settimana prossima abbiamo lunedì l'incontro. Questa formula del vertice è una prassi ormai, sarà una prassi per affrontare i temi in comune, cioè nel senso degli incontri in regione, seguiranno altri. Sì, ma oggi abbiamo anche un po' definito poi chi operativamente deve seguire. Anche le metodologie, certo. Ecco, il problema è che la città metropolitana, se ricordo bene, ogni anno sul trasporto è che hanno dei problemi sul finanziamento del trasporto su gomma, tanto è vero che anche quest'estate hanno dovuto tagliare molti corsi. La città metropolitana purtroppo ha sempre problemi perché la struttura odierna è nata in modo tale, ecco, per ma cui finora la regione ci ha messo una toppa, finora continuerà a farlo? Cerchiamo di metterci le toppe finché possiamo. Fategli dire di sì, dai. Altrimenti quest'estate taglieranno ancora le corse nella città. Sindaco Sale è talmente bravo che si inventerà il modo di non tagliare pur con... O di portarti via un po' di soldi a te. Sono due. Va bene, grazie.